Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Eccoci qua, il banner di Sephiroth e Zack. Il banner che per me risulta essere veramente fighissimo. Cioè, per me risulta essere un top banner. Un top banner semplicemente per il fatto che Sephiroth è esattamente quello che volevo. È vero che non è un Arcanum, il che un po' mi dispiace perché Cloud lo possiedo già con più elementi, mentre invece Sephiroth purtroppo ancora mi resta relegato al ghiaccio. Ma grazie a questo, diciamo grazie a questa fondamentalmente, questa skin, questa arma, posso finalmente avere un DPS non elementale magico che può tornarmi utile in futuro. Infatti abbiamo una differenza tra Sephiroth e Zack, perché come potete notare Zack ha un'arma di tipo fuoco, Sephiroth invece ha un'arma non elementale. Andiamo a vedere nei dettagli, dove praticamente abbiamo la skin di Sephiroth, che tra l'altro è bellissima. Queste, veramente queste skin sono un qualcosa di eccezionale, tutte, sia Glenn, Cloud, tutte, sono veramente tutte bellissime. Ma per Sephiroth abbiamo questa skin che si chiama Lethal Style, che incrementa gli HP di 10 punti, e poi abbiamo le Magic Ability Mastery, che sarebbe una sorta di, non dico Arcanum, ma bene o male ci si avvicina, perché abbiamo praticamente un 15% in più di danni che riusciamo ad effettuare con la Stance Attacco al massimo. È anche vero che abbiamo una cosa simile col vestito di Kuja, per chi ovviamente ha pullato Sephiroth durante il crossover, ed effettivamente questa skin potrebbe essere una ridondanza. Però per quanto riguarda Sephiroth, che ovviamente io ce l'ho la skin di Kuja, vi faccio vedere appunto che cosa ci consente di ottenere la skin di Kuja, perché come potete vedere abbiamo l'HP 10 di, diciamo, 10 punti e il boost Magic Ability. Il boost Magic Ability è diverso da quello che si ottiene da questa skin, perché questa skin ci consente di ottenere comunque un 15% fisso, mentre invece il boost Magic Ability è praticamente in questo caso 10 punti Magic Ability bonus, quindi 10 punti sarebbe, come potete notare, la stessa cosa, quindi attack stance del 15%, però collegata all'abilità Boost Magic Ability, che questa, a differenza di quella che abbiamo nel costume, è già presente all'interno del gioco. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi andiamo a potenziare il Magic Ability Potencies, è vero che possiamo aumentare la percentuale, ma quella che abbiamo nella skin di Sephiroth, ovvero nella skin nuova, praticamente si unisce come percentuali e richiedono ovviamente meno punteggio, perché il boost Magic Ability, come potete notare, aumenta praticamente di 10 punti alla volta e mi permette di guadagnare diversi bonus. Ma grazie a questa skin nuova, che abbiamo la possibilità comunque di ottenere su Sephiroth, abbiamo la possibilità di far staccare entrambi gli effetti. Quindi abbiamo il Magic Ability Mastery che mi dà 15% fisso, senza bisogno di dover incrementare altra roba. E in più, quando si vuole giocare Sephiroth, o comunque si vuole in un modo o nell'altro pompare i danni di Sephiroth, si possono staccare. Quindi Magic Ability Mastery più Magic Ability Boost possono essere utilizzati praticamente insieme. Qui ovviamente la domanda sarebbe: ma se io già possiedo il vestito di Kuja e comunque ho tante armi che mi permettono di incrementare il Magic Ability Boost e ovviamente superare percentuali alte, perché ovviamente parliamo già di livello 5, livello 6, dove abbiamo un praticamente 60-70% di danno in più, allora probabilmente questa skin non conviene neanche più di tanto, perché se avete modo di poter potenziare tanto il Magic Ability Boost, allora ovviamente puntate su quello. Ma se non avete la possibilità comunque di pompare il Magic Ability Boost, fate il calcolo che comunque avete qua già un 15% fisso, più
possibilmente un altro 15, 20 o 30% che riuscirete ad accumulare a parte, e già avete praticamente un 45-50% in più senza dover caricare troppo il vostro Sephiroth con armi che magari, come, anche come Refined, non sono un granché. Quindi potreste decidere effettivamente come buildare Sephiroth in base ovviamente anche alle vostre esigenze. Discorso invece ben diverso per Zac, perché Zac ottiene invece il Flameblade Arcanum. Sappiamo benissimo che il Flameblade Arcanum dà praticamente un 35% in più di danno elementale al personaggio che la utilizza. In questo caso abbiamo un Damager magico, perché come potete vedere abbiamo il boost magico incrementato di 5 punti, ma qui il pezzo forte della skin è sicuramente il Flameblade Arcanum, che è unito ovviamente alla sua arma, che in questo caso ora vi faccio vedere al massimo, ci consente di ottenere il boost di attacco magico a tutti quanti gli alleati, così come l'arma di Glenn e l'arma di Cloud, che ci permettevano di ottenere il boost fisico, e poi il boost ovviamente dell'elemento in questione. Boost dell'elemento in questione che, peccato, non essendo fisico, si sfrutta meno con Cloud, perché a quest'ora chi aveva pullato Cloud a Capodanno poteva comunque sfruttare quest'arma come sub weapon. Invece purtroppo non è così, perché Cloud è uscito fisico e non è uscito magico. Come support materia invece abbiamo un bel boost del sigillo AX, che sicuramente schifo non fa, tra l'altro un'arma che fa comunque dei bei danni, più il boost al sigillo X, è comunque tanta roba, è comunque una buonissima arma, soprattutto per chi non ha, diciamo, non ha nulla di Zac e vuole magari costruirselo come un DPS elementale. Io ovviamente rimango della mia idea che sarà Sephiroth comunque il mio DPS elementale. Se fosse uscito al contrario, probabilmente sarebbe stato meglio, forse, in alcuni casi, perché Zac lo possiedo già comunque non elementale fisico, molto buono. Se avessi avuto la possibilità di avere un non elementale totale per Zac, anche magico, non mi sarebbe dispiaciuto. Se devo essere onesto, non mi sarebbe dispiaciuto, ma avendo comunque deciso, quando ho iniziato a giocare, di dare un ruolo ai personaggi, purtroppo Zac qui per me, nonostante prenda un Arcanum, devo skipparlo. Ho Cloud come fisico, mi sarebbe piaciuto a sto punto Sephiroth, fuoco, magico, Arcanum, però mi accontento del non elementale, così da poterlo sfruttare quasi in tutte le situazioni. Sephiroth invece è diverso. Sephiroth praticamente ottiene un 900% di danno magico non elementale, che ovviamente attacca tutti i nemici, ma qualora dovessimo attaccare un nemico singolo, il nostro danno verrà incrementato di 1.3 di danno, 1.3 danni. Questa è una cosa che c'era, come ho detto anche nell'altro video, su Opera Omnia, dove le skill AOE compensavano leggermente il loro danno quando si affrontava un nemico singolo, aumentando la loro potencies. Qui fondamentalmente abbiamo la stessa cosa, e mi fa piacere, mi fa molto piacere che si possa effettivamente sfruttare questa peculiarità, perché ovviamente tante armi che noi possediamo all'interno del gioco che hanno attacco AOE, delle volte magari non vengono utilizzate proprio perché si perdono danni e si perdono ovviamente percentuali per quanto riguarda lo sfruttare il nostro, diciamo, il nostro DPS o comunque il nostro personaggio, ed è un peccato. Ed è veramente un peccato, mentre invece qui tecnicamente andiamo a compensare già un pochettino, ed è ottima questa cosa. In questo caso per Sephiroth invece abbiamo sempre ovviamente boost attacco magico e il sigillo circolare come sinergia, quindi in questo caso abbiamo il sigillo circolare come sinergia, quindi diciamo abbiamo un sigillo X e un sigillo a cerchio. Diciamo che Sephiroth comunque, per chi come me ha la Wing Edge, ha già il boost del sigillo AX, quindi giocando un Sephiroth magari, diciamo, con un setup doppio, no? Quindi ghiaccio non elementale, ha comunque due, cioè ha comunque la possibilità di scegliere quale sigillo utilizzare, o X o cerchio, no? Perché ovviamente poi si avrà la possibilità di sfruttare
una sinergia. E poi abbiamo il Boost Magic Ability in combinazione con il Boost Magic Attack per tutti, per all, quindi per tutti i membri del party. E questa, ragazzi, è tanta roba. Qui abbiamo addirittura a livello massimo 39 punti di base, che già vuol dire, se equipaggiato come arma principale, 30, vuol dire un 60%, più la skin, che è un 15% quando avremo praticamente la barra al massimo, ci porta praticamente a 75%. Mentre invece, se utilizzassimo in questo caso la skin di Kuja, che mi dà altri 10 punti per quanto riguarda il Boost Magic Ability, avrei 70. Quindi diciamo che la differenza in questo caso è un 5%, però è un 5% che, unito ovviamente a tutte quante le altre statistiche, potrebbe darvi comunque una bella differenza. Discorso diverso magari se avete già un 45 punti che riuscite a colmarli molto easy, mettete la skin di Kuja per arrivare a 55 e allora avete 80. Cosa addirittura perfetta sarebbe arrivare direttamente a 55 punti senza bisogno della skin di Kuja, utilizzare la skin di Sephiroth e avere praticamente un 95% di danno, di danno magico, e sfruttare praticamente entrambe. Quindi diciamo che la skin di Sephiroth è ovviamente una whale, è molto sfruttabile per le whale, perché ovviamente le whale, avendo comunque tanti overboost e riuscendo comunque, direi, a maxare abbastanza facilmente il boost di attacco magico, mettendo l'altra skin praticamente guadagnano un 15% da full stack, e questa è veramente tanta roba. Per quanto riguarda Zac, ovviamente abbiamo meno da dire, perché comunque Zac, essendo fuoco, ragazzi, è un Arcanum. Quindi non biasimo nessuno se ovviamente vuole pullare un Arcanum. Non ci sarebbe nulla di strano, perché comunque l'Arcanum di per sé è sempre utile. In qualsiasi situazione può essere utile. Io in questo caso, ovviamente, avendo Cloud pullato a Capodanno come DPS fuoco fisico, che è comunque diverso, vi ricordo che qui attacco fisico e attacco magico hanno una valenza diversa, quindi in alcuni casi potrebbe servirvi l'attacco magico, in alcuni casi potrebbe servirvi l'attacco fisico. Quindi io in questo caso mi cullo, tra virgolette, sul fatto di poter comunque sfruttare Cloud, anche con un'efficacia un po' ridotta, ma posso comunque sfruttare Cloud. Mentre invece, in questo caso, Zac, essendo comunque un DPS puro fuoco, se volete pullare un DPS fuoco e magari avete perso l'occasione di pullare Cloud, questa potrebbe essere una buona occasione. Vi ripeto, il mio consiglio è quello di dare un ruolo ai vostri personaggi. Io in questo momento ho Zac come DPS non elementale fisico, come struttura, diciamo, migliore del personaggio. Quindi quest'arma magica un pochettino mi distrugge la build del mio Zac, mentre invece Sephiroth, comunque sia, attaccante non elementale, però sempre magico, mi sta bene. Quindi ovviamente io andrò su Sephiroth, punterò di più su Sephiroth, però ovviamente capisco chi vuole comunque assicurarsi anche Zac, perché sicuramente sarà un'ottima mano, soprattutto con l'arma che boosta l'attacco magico. Quindi costruire un team magico dietro a Zac come capitano potrebbe essere una bella idea. Io ovviamente sapete benissimo che andrò su Sephiroth. E per quanto riguarda la wishlist di questo banner, è ovvio che per chi vuole puntare Zac deve necessariamente inserire armi che possano dare attacco magico fisico o attacco magico fuoco, per incrementare il più possibile gli overboost delle sub weapon. Mentre invece, per quanto riguarda Sephiroth, le armi che comunque danno boost di attacco magico, o comunque boost ability magica in questo caso, abbiamo diverse armi interessanti. Abbiamo praticamente di Sephiroth stessa, abbiamo un'arma ottima che è la Shira Blade, che dovrebbe essere questa, anzi la Mithril Type Zero Katana, che praticamente aumenta HP e boost ability magica. Quindi questa, come sub weapon, è un'arma incredibile. Questa è veramente un'arma incredibile, che mi boosta veramente tanto e aiuta tanto. Avremmo in teoria
Vabbè, questo però è boostability, quindi in realtà direi di no, però comunque questa assolutamente sì. Abbiamo anche di Eris l'ombrello. L'ombrello mi dà boost attacco magico e boost ability magica. Quindi anche l'ombrello di Eris è eccezionale. Se ovviamente è eccezionale in generale, sia come arma di per sé, ma è eccezionale anche come refined, come sub weapon. Quindi veramente, veramente tanta roba. Ci sarebbero anche quelle di Tifa, i Power Souls, che in questo caso danno sempre HP e boost magic ability. Quindi anche questa è un'arma che potrebbe tranquillamente fare al caso vostro per buildare Sephiroth, in questo caso come DPS magico barra non elementale, e avere comunque anche un buon numero di HP. Quindi comunque le armi fondamentalmente ci sono da utilizzare per Sephiroth, o comunque da utilizzare in generale per incrementare questo boost di ability magica. Per Zac ci sarebbe il Flamethrower, il Flame Project in questo caso di Barrett, che dà attacco magico e boost di tipo fuoco, quindi ottima arma anche questa. Di Cloud invece mi sa che non c'è nulla, perché questa è la Sky Splitter, è comunque fisica, quindi non ve ne fareste nulla. Tifa non abbiamo nulla. Eris non abbiamo nulla. Red invece dovremmo avere il Flame Collar. Qual era questo? No, io di Red ora non me li ricordo, perché sono tutti uguali praticamente i collari. No, Noble Collar, eccolo qua, abbiamo il Rage Collar, che comunque dà boost attacco magico fisico più fuoco, e questa è comunque un'ottima arma. Di Glenn, sempre per Zac, abbiamo la Fire Kicker, la Crew Kicker, scusatemi. Qual era questa? No, la Crew Kicker, oddio, qual era questa? No, niente, non mi ricordo neanche. Ah no, questa è la Crew Kicker, dove abbiamo appunto boost HP e boost fuoco. Quindi anche questa per Zac è comunque un'ottima arma. Matt, Lucia in generale, poi qui vabbè non abbiamo praticamente più niente, abbiamo forse soltanto Yuffie, ma questa forse era fisica, sì infatti è fisica, quindi niente, lasciamo perdere. Avremmo tecnicamente la Crimson Blade di Sephiroth, che dà comunque attacco magico fisico e fuoco, per avere un boost sempre su Zac, magari per chi vuole effettivamente boostare. Poi vabbè, questa è fisica, quindi non ve la consiglierei, perché su Zac la Radiant Edge non vi serve completamente a niente. Per quanto riguarda Lucia dovrebbe esserci, no, questa è boost ability fisica, mi ricordavo qualcos'altro invece, boost ability fisica, però altre armi altre armi effettivamente non ve ne consiglierei, perché comunque le altre armi, dipende sempre come volete buildare il personaggio, potrebbero anche non convenirvi più di tanto, purtroppo. Quindi vi lascio comunque quelle armi che possono essere comunque sfruttate al 100% dal personaggio in questione. Quindi sì, le altre poi ovviamente io ora la wishlist me la farò in base anche a quello che ho nell'inventario. Voglio controllare un po' di robe, perché uno diciamo dei miei problemi dell'account è che sono troppo equilibrato, cioè ho tante armi con overboost, però non ho quelle armi che messe mi fanno la differenza, a differenza magari di qualcuno che ha investito proprio su un personaggio sapendo di poterlo sfruttare sempre. Io questa cosa purtroppo non l'ho fatto, ho cercato di essere un po' più eclettico, però questo mio essere eclettico un pochettino mi ha penalizzato, quindi dovrò rimediare. Comunque, detto questo, penso che non ci sia altro da dire. Il banner è comunque validissimo, quindi io consiglio ovviamente di pullare o per l'uno o per l'altro. Sono veramente due personaggi ottimi, in questo caso sia come skin che come tutto, veramente ottimi. Chi invece non è interessato può pensare di continuare ad investire su Glenn e Cloud. Perché no? Maxare un Glenn, un Cloud, o maxarli tutti e due, potrebbe tranquillamente darvi una, diciamo, un'alternativa in più per il futuro. Specialmente Glenn, che è uscito comunque con Arcanum Acqua,
effettivamente l'Arcanum Acqua noi ci serve, effettivamente ci serve, quindi avere comunque l'Arcanum Acqua su Glenn è un po' uno spreco per me, perché avrei preferito magari Cloud, che in futuro mi prenderà possibilmente l'Arcanum Acqua, però chi ha Cloud Marinaretto ha comunque uno pseudo Cloud DPS Acqua, perché comunque ha Water Mastery, quindi non è male, però l'Arcanum è sempre meglio. Quindi ovviamente scegliete più quello che vi aggrada. Io sono contentissimo di questo banner, infatti ora mi preparo e pullerò. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video vi sia stato utile, anche se un po' lunghetto, ma ci tenevo comunque a spiegare tante cose in generale, quindi detto ciò vi ringrazio per essere stati con me e vi aspetto con un prossimo appuntamento. Bye bye!